fatto e accompagnato da noi sempre un applauso più forte perché lei è una ragazza di Marianna. Marianna è ancora qua, che è il nostro vicepresidente, Valentina è il nostro tesoriere, la nostra grafica fantastica, e Claudio Martino, che è il signore di cui parlavo prima, che è venuto qui da Roma a tenerci compagnia stasera. Grazie Claudio di essere qua con noi. Due parole. Ok, grazie per avermi dato la parola per primo. Allora, sono molto molto contento di essere venuto qui, anche perché è la prima volta che vengo in questa splendida cittadina, in questa splendida regione, quindi è un'occasione ottima. In questo momento rappresento l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Porto, oltre al mio saluto personale, e sono membro del direttivo nazionale, il saluto del presidente nazionale Alberto Pallotti e di tutto quanto il direttivo. Sono molto contento di aver accettato l'invito qui degli amici dell'associazione I Nostri Angeli, i quali mi pare abbiano manifestato l'intento di aderire all'associazione nazionale. Ed è un ottimo proponimento, perché dobbiamo renderci conto tutti quanti che da soli non si va da nessuna parte. Bisogna assolutamente fare le cose, come si dice adesso, in sinergia, perché sennò, diciamo, le forze e le lobbies che sono contrarie alla sicurezza stradale, che sono contrarie alla sicurezza in generale dei cittadini a favore di interessi particolari, hanno sempre il prevalere. Quindi accolgo, diciamo, anche esprimo il mio mi piace il fatto che vogliate, ecco, che abbia un pochettino stanco, e la stessa cosa appunto a livello nazionale stiamo facendo, che stiamo cercando in tutti i modi di associarci insieme con altre associazioni. Abbiamo creato, finisco subito, non ti preoccupare, stiamo dando vita a un movimento che si chiama Strada alla Vita. Hanno aderito parecchie associazioni, immagino, insomma, che aderirete formalmente anche voi. E va bene, ecco, non potrei stare 10 ore a parlare, ma insomma, diciamo che l'essenziale spero di averlo detto. Allora, lascio la parola anche alla nostra presentatrice. Grazie mille Claudio. Giusto un saluto dal nostro presidente, due paroline, perché lei non ama parlare al microfono, un ciao però lo puoi dire. Ok, ciao a tutti. Allora, buonasera, io ringrazio innanzitutto Basilio per essere qui con noi e per averci dato la possibilità di essere qui questa sera. Ringrazio la signora Saranò che mi ha legato a lei per tanto tempo e soprattutto ringrazio tutti voi del direttivo, perché in realtà noi non siamo soltanto una semplice associazione, siamo in realtà una famiglia, quindi noi quello che facciamo lo facciamo insieme e lo facciamo con il cuore. Noi siamo, la nostra sede è in Viale Magna Grecia. Tutti i mercoledì noi effettuiamo le nostre riunioni dalle 19.30 in poi. Chi si vuole associare, così come ha detto Enza prima, lì c'è il nostro cartello. Siamo sempre pronti alle iniziative, infatti siamo partiti tutti quanti a maggio, siamo andati a Roma, abbiamo conosciuto il nostro presidente nazionale e lì abbiamo conosciuto appunto anche Claudio. Da lì abbiamo iniziato a fare rete insieme. Appunto, come dice Claudio, non dobbiamo essere da soli, perché da soli non si arriva, non serve da nessuna parte, anzi secondo me neanche si parte. Invece siamo partiti insieme, perché essendo qui appunto il nazionale fa capire che comunque noi ci siamo come territorio. Abbiamo fatto anche un protocollo d'intesa con il prefetto, che questo è importante. A settembre iniziamo la nostra attività di prevenzione sulla sicurezza stradale nelle scuole della provincia di Cosenza. Appunto il prefetto è con noi, dove è il nostro socio onorario ormai, e infatti ringrazio anche lui e saluta, ma non è potuto essere qui presente con noi. Ringrazio Enza, perché oltre ad essere appunto la nostra socia è la nostra anche presentatrice, e nonché Valentina, Marianne e Gisella, che per stare qui sul palco ci è voluto. Se volete dire qualcosa
Io saluto tutti quanti i membri dell'associazione e vi ringrazio tutti quanti per essere stati qui con noi. Bene, grazie mille Claudio, un pensiero anche per te, grazie, eccolo qua, grazie mille, grazie ancora. E l'associazione può andare. Buonasera signori, no, a te è stato non te le do, Valentina, a prescindere.